Lo stupore, questa parola un po' dimenticata oggi. Albert Einstein, grande scienziato, no? Che tutti riconosciamo per le sue scoperte, per la sua intelligenza. Sapete cosa diceva dello stupore e della saggezza? Ascoltiamolo. Chi non riesce più a provare stupore e meraviglia è già come morto e i suoi occhi sono incapaci di vedere. Eh sì, amici miei, molte volte noi viviamo, ma non vediamo. Noi siamo incapaci di stupirci. E come faccio a capire che mi stupisco? Basta ascoltare il cuore. L'ho raccontato, credo, anche in precedenza, ma molte volte io, quando torno in luoghi dove vado spesso, dove semmai vivo, alcune volte mi rendo conto di certi particolari che non ho mai visto. Eppure sono anni che semmai vivo in quel posto, in quella strada, oppure che mi affaccio da quella finestra. Ecco, in quel momento io dormo nel cuore. Non ho un cuore attento, un cuore sensibile, capace di vedere. E quante volte invece siamo capaci di meravigliarci per le piccole cose, di provare gioia nel cuore. Ecco, diciamo, ciò che mi fa capire che io sono un uomo capace di stupirmi, quando mi meraviglio e sento nel cuore una gioia per delle piccole cose, semmai per un uccello che vedo mangiare, che vedo beccare, oppure per un tramonto piuttosto che per un'alba, oppure per il visino di un bambino, oppure per il viso di una persona anziana. Lo stupore. Lo stupore ci porta anche a conoscere e la conoscenza è fondamentale per essere felici, per lottare, per seminare felicità. Vediamo come la felicità non è una parola, ma è un dizionario. La felicità è il frutto di tante parole che in questo nostro percorso noi stiamo facendo. Ecco, vi do un esercizio per oggi. Per qualche secondo fermatevi, perché anche questa è la capacità di stupirsi, cioè la capacità di fermarsi. E vedete qualcosa, lasciatevi stupire da qualcosa, ma vedendo con gli occhi di un cuore aperto alla meraviglia e di un cuore che desidera la felicità. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!